fare il 1° maggio? Beh, è una bella conferma, no? Anche Baglioni deve essere stato felice quando gli hanno riproposto Sanremo. Io l'ho vissuta, credo, un po' allo stesso modo, con un impegno l'altro anno di energie ai massimi livelli, e quindi quest'anno una felicità di aver, come dire, evidentemente dato qualcosa di importante a questo concerto, che è importante a prescindere da chi lo conduca o ci canti dentro. Cioè, è un impegno che dovremmo rivalutare per il significato che ha, no? Hai preso appunti della scorsa edizione? Ti sei segnato quello che avresti voluto dire? Ah, dici che posso usare le cose che non ho detto l'altro anno? Ottima idea, se butta via niente. Bravo, questo no, non ci avevo pensato prima di te, ma adesso grazie mille. Sarai anche tu tra gli autori del programma. Grazie. E di che? Che edizione sarà? Che bella domanda generica. Dunque, tipo, non sapevo che dire, sono tornato da Pasquetta. Che edizione sarà? Speriamo che innanzitutto che ci sia l'edizione, perché crearne una, sai, il concerto va scritto sul palco. Puoi aver fatto tutti i ragionamenti che vuoi, puoi aver preso tutti gli appunti che vuoi, ma poi se non senti la piazza e l'umore che c'è lì, non rimane niente, quindi devi un po'... Diciamo che abbiamo solo preso degli appunti. Te lo posso dire a concerto finito che edizione sarà.